È un piacere essere qua, da ritorno dallo spazio. Da anni abbiamo sotto gli occhi i disastri del cambiamento climatico. Abbiamo visto alluvioni e siccità, desertificazione e desertizzazione. È entrato in scena il fenomeno dell'air grabbing. Come la ricerca spaziale può portare a una risposta? E può essere il connubio tra artificio e natura la genesi di una nuova umanità? Ma devo dire che andare nello spazio portandoti a guardare la Terra da un angolo diverso, un angolo più lontano, ti permette di vedere delle cose che non puoi vedere qui sulla Terra. E capire, per esempio, questo è molto soggettivo, nel senso che un astronauta poi ritrae le sue conclusioni, però insomma a me è sembrato di vedere una nave in viaggio nell'universo, e questa nave è una nave molto bella, da un lato, ma dall'altro anche molto delicata, in equilibrio. E uno capisce come noi esseri umani siamo dappertutto in questa nave, siamo tutti sul ponte, siamo sotto, siamo dentro, e fuori dubbio che stiamo, non dico, ma probabilmente cambiando il sistema, perché per il solo fatto che ci siamo, che viviamo, che usiamo risorse, e tra l'altro le usiamo anche senza stare molto attenti a quelle che sono poi le capacità del sistema di assorbire questi nostri prodotti di scarto, cambiamo il sistema, e dallo spazio questa cosa si vede con gli occhi degli astronauti, si vede dai satelliti che abbiamo, che fanno delle misurazioni precise. Insomma, lo spazio ci può da un lato dare un punto di vista diverso per farci capire come questo pianeta è unico e delicato, dall'altro darci dei dati tecnici precisi per misurare, valutare e aiutare assieme nel capire come fare a mantenere questa nave in viaggio nell'universo in modo che arrivi dove arrivi senza avere grossi problemi. Nel saluto video alla Croce Rossa Italiana, lei ha parlato di ridurre le distanze. Ridurre le distanze da Marte sta creando una nuova economia, quella che viene chiamata la cosiddetta Space Economy. E questo sta portando anche la cooperazione di diversi paesi. Ma l'entrata in scena, oltre agli investitori pubblici e istituzionali, di enti privati come anche Elon Musk, Jeff Bezos o Richard Branson, come può trasformare questa attività? E l'Italia può portare avanti una governance con pilastro fondamentale lo spazio? Beh, io direi che nello spazio, come in tutte le cose, ci sono due tipi di attività che si possono fare. Le attività di carattere commerciale, che hanno un ritorno per un'azienda, un ritorno molto importante, perché l'azienda deve investire ma deve anche incamerare soldi per poter pagare i dipendenti e continuare ad andare avanti. E delle altre attività invece che non hanno un ritorno immediato e preciso, come potrebbe essere per esempio l'esplorazione, la ricerca, e queste attività devono essere fatte da noi, dalla comunità, dai governi, con dei piani, con degli obiettivi strategici, ed è giusto che i governi decidano quali siano gli obiettivi strategici per una nazione, investano dei soldi comuni per poter raggiungere questi obiettivi, ma nel momento che queste cose diventano delle cose produttive che si possono autosostenere, allora i governi dovrebbero lasciare alle entità commerciali lo sviluppo di queste cose, perché sappiamo che i governi non sono molto efficienti nel loro modo di fare le cose. Oggi siamo a un punto molto importante nello spazio, dove se una volta andare sulla Luna voleva dire un investimento pubblico importante, senza un ritorno di soldi, non di immagine sicuramente, di tecnologia, ma di soldi piuttosto basso, oggi invece siamo al punto in cui si può commercializzare lo spazio, sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista della produzione, che dal punto di vista del turismo, e queste nuove entità che stanno sorgendo negli Stati Uniti stanno aprendo la strada in questa direzione. Tra poco, immagino, tra qualche anno sarà possibile per tutti noi comprare un biglietto e andare sulla stazione spaziale, e piano piano ci allargheremo, chissà che in futuro potremmo fare una cosa impossibile come quella di andare su Marte. Oggi non siamo ancora andati, non riusciamo a fare questa cosa, ma in futuro potremmo addirittura comprare un biglietto per andare a fare una settimana di vacanza su Marte, e ci sarà sicuramente la ditta A o B che te la venderà. Questa è una cosa buona, a parer mio, fa parte del nostro modo di lavorare e di andare avanti. L'importante è che come nazione continuiamo ad avere degli obiettivi comuni impossibili, e che ci dedichiamo a questi obiettivi per mandare avanti la nostra conoscenza. L'Italia ha partecipato a molte missioni spaziali importanti, e questo è un risultato molto forte dell'Italia, della ricerca, dell'istruzione, delle università e delle industrie.
può la corsa spaziale portare benefici alle eccellenze e alla competitività del paese? E qual è il ruolo dell'Italia nella corsa spaziale? Può avere un ruolo importante? Cosa mancherebbe in caso? La stazione spaziale internazionale è un esempio di come si può cooperare a livello internazionale per un obiettivo, direi, troppo grosso per una singola nazione, anche le nazioni potenti sulla Terra. Unire le risorse a livello mondiale, unire le capacità tecnologiche e poi fare qualcosa tutti assieme. È bello che noi sulla stazione abbiamo la bandiera di appartenenza della nostra nazione, ma di fatto sulla stazione siamo i rappresentanti del genere umano, perché siamo italiani, russi, americani, giapponesi, non è importante, siamo lassù, operiamo come razza umana. L'Italia ha avuto un ruolo importante nello spazio, ha acquisito delle capacità di costruzione di moduli pressurizzati, capacità che ci viene riconosciuta a livello mondiale, tanto è vero che più della metà della parte pressurizzata della stazione è stata costruita qui in Italia sotto contratto dell'Agenzia Spaziale Italiana, ma anche sotto contratto della NASA o dell'Agenzia Spaziale Europea. E questo fatto di dover forzare, tra virgolette, le industrie italiane, i centri di ricerca italiani nel misurarsi al massimo livello mondiale porta anche a delle capacità tecnologiche importanti che rinnalzano il nostro valore tecnologico come nazione, oltre al fatto che i soldi comuni nostri vengono investiti, non è che vanno nello spazio, stanno qui per pagare le maestranze che nel nostro caso hanno costruito la stazione spaziale. Tra l'altro è stato un barter, io ti do una cosa e tu me ne dai un'altra. Noi abbiamo dato questi moduli alla NASA, all'Agenzia Spaziale Europea, e loro hanno dato all'Italia delle cose che noi non abbiamo: la capacità di portare astronauti a bordo sulle stazioni, la capacità di portare esperimenti per i nostri centri di ricerca e università e tutti i servizi al contorno, cosa estremamente importante. Per finire, devo dire che ci sono state delle statistiche con delle analisi molto precise sul rapporto costi investiti nella ricerca spaziale, ritorno, e l'Agenzia Spaziale Italiana e anche l'Agenzia Spaziale Europea quota un rapporto tra 1 a 6, 1 a 7, vuol dire che ogni euro che io investo nella ricerca o nel lavoro tecnico spaziale poi ritorna in un modo o nell'altro moltiplicato per 7. Quindi direi che più di così, cioè si può fare sempre di più, ma insomma è un ritorno interessante e spero, credo, anzi sono sicuro che l'Italia continuerà a mantenere questo ruolo importante nel settore spaziale nel mondo, e che ne sa, andremo su Marte, andremo su Proxima Centauri, andremo in posti fantasmagorici.